L'eradicazione non è la scelta generalizzata, perché questo proporrebbe la desertificazione dell'area salentina. Si tratta di eradicare soltanto a nord, dove si prova con l'eradicazione a costruire una specie di barriera per impedire che la xylella fastidiosa possa continuare a espandersi. Bisogna bloccarla e nel territorio in cui oggi è contenuta imparare a conviverci, provare a sperimentare tutte le forme utili per impedire i danni che la xylella fa. C'è un danno all'economia, non soltanto della Puglia, l'economia dell'Italia, e c'è la necessità che gli agricoltori pugliesi, che sono le vittime della xylella, non vengano considerati come colpevoli e vengano anche aiutati ad affrontare un passaggio così drammatico. Affrontiamo sfide inedite, la prima volta che nel vecchio continente ci troviamo ad affrontare questa sfida. Bisogna affrontarla non con la furbizia di chi proclama guerre commerciali all'interno dell'Unione Europea, ma bisogna viverla con spirito di solidarietà europea, aiutando in questo caso la Puglia, ma aiutando l'Italia, ma aiutando l'Europa stessa ad affrontare, diciamo, a vivere questa battaglia in maniera positiva. La chiusura della Francia? Ma è un atto assolutamente sbagliato, precoce rispetto all'imminenza di una decisione comunitaria, e profuma di strumentalità, profuma, diciamo, di voglia di guerra commerciale. Speriamo che anche in Francia prevalga il buon senso.